Signore e signori, buonasera. Grazie per essere venuti anche questa sera. Questa sera ci sarà la commedia La Schedina, una commedia in due atti, liberamente tratta da Paolo Cirio, ispirandosi a uno scritto di Giovanni Amato, un autore siciliano. Il protagonista di questa sera si chiama Totò Sfigato, è un pensionato, un contadino, e la storia è ambientata ai giorni nostri, in una famiglia che è ossessionata dalle continue e numerose spese da sostenere con la pensione del povero Totò. Quindi non resta altro che chiedere un miracolo a Sant'Antonio, a cui la famiglia è particolarmente devota. E quindi questa è l'unica ancora di salvezza. Poi ci sono i vari personaggi della commedia, dal solito compare Pasquale, una figura esilarante, poi ci sono le nuore, il pretendente della figlia, un altro figlio, sono tutte persone alle quali gli spettatori possono anche in qualche modo identificarsi, specie di questi tempi. La commedia, oltre a buoni spunti comici, offre un notevole spazio anche ad una riflessione morale. Il finale a sorpresa rispecchia la capacità tipica dei genitori di comprendere e perdonare sempre i figli, nonostante a volte il loro comportamento esuli dagli insegnamenti ricevuti. Il ricavato della serata verrà devoluto alla LILT, Lega Italiana Lotta Tumori. Ringraziamo i nostri sponsor, lo zoo di Giorgilandia di Giorgi Lorio, la Edil Perrone di Surbo e la tabaccheria di Mele Luigi di Giorgi Lorio. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon divertimento con i furgulari. Grazie. Ma no, papà, mi sta dicendo la mamma da quando mi sposo io.
Pieu, se il signore vuole, faccio sposare con una festa grande alla chiesa, con tanti invitati e con l'abito bianco. Sì. E gli soldi ci li dai, ci sono pago. Hai visto che avevo chiedere se nella notte i soldi? No. Io non me li sono la notte di soldi. No, io stavo discitato con i pensi. Guarda, c'è giù il Gesù per un giornalino, ma poi quando leggo queste cose mi gira proprio tutto, eh. Che è successo? Che fai? Niente, dici di me seguite su cose che ha uno può dire. Guarda. Ha in pensione uno che fa di alla d'Italia, no? Alla d'Italia, perché deve fare parecchi cavoli. E questi ce ne fanno ogni tanto un miliardo di buona uscita. Ma porca miseria. E stai piacere? Puoi stai piacere? Perché guarda, sta scritto qua, facevano salti di prova degli aerei. Capito? Perché c'è assaggiata la provola sugli aerei? No, gli ha affettati assaggiata. Ah, io ho capito la provola! Proprio, e anni, che mi ha fatto un cuore per così. Per 40 anni a campagna, c'è fatto. Io mi ricordo ancora che si mi ha portato vicino tanto un barco di un'eurina. E a me ci mi hanno dato le pensioni, dimmi, ci mi hanno dato di 4 soldi. E mi hanno detto, se vuoi, puoi campare con questi. Una misera pensione. Che non faccia tempo con te la danno, che te puoi cantare. C'è da aggiungere, non vince. Ecco, non vince me posso cantare. Allora, pensi. Una sarda salata. Capito? In modo tale che con la sarda salata te la metti in fronte piatto, l'angheri e te mangi un mezzo chilo di pane. Capito? Poi te la cogliere per l'ucraino. Perché l'ucraino a durare sempre la sarda e da mangiare mezzo chilo di pane. Ha ragione, Toto mio, ha ragione. Ma io, guarda, lo picca, c'è giusto. Qui giù, che l'ha assaggiato sugli aerei, hanno dato tutti i soldi. Ha giù disgraziato di marito mio, che per 40 anni l'ha assaggiato in campagna, pensi. Faccio. Una ditta di aerei, affettati. Ma ragione, ma che grazie, ti volevo tanto a casa. Papà, ma c'è, ha sbagliato bottiglia stamattina. Ma non è. Io posso stare città che se non ti spenso l'acqua, a me da. Mi è se la sapete. Ma senti, quando mi andiamo, è meglio. Se ti piace sto cristiano, lo compiadisco proprio, eh! A me ne compiadisco! A me ne compiadisco! Ma guarda qui! Guarda, mi compiadisco! Ha ragione! Basta la stare, qui è giovane, non capisce qui giù che dice. Compiadiscila, no? Di è buono, compiadiscila! E qui ce la prodia questo compiadimento! E ricorda i casetti da bocca! E pigliami un gioco! Hai ragione, Totò! Ha ragione, quella è figlia di un gran porco! E mamma che ci sta pizzo, se ha scritto figlia di un gran porco, lo porco questo! Non capisco niente di più, non capisco. Sì, infatti, era meglio con punti fino a 10 prima che farli. C'è! C'è! Allora, ho capito, visto qua con compare mano sotto, vedete, capito? Non siete mai. Quindi se tozza la porta le pensa che è scoppiata la bomba atomica, guardate, eh! Sta bene! Se poi sei dormita della porta. Tasi! Ha capito, dai! Oh, pare! Ma che c'è il campanello scasciato? Questo Marco se non lo campanello, quella gente è subito proprio, non capito. Con te chiamo e con te rispondo, ha giù persa la voce. Ah, manca la luce! E mette picchiaio che sono! Ma forse sta a dormire?
e non mi ha tuzzare manco quando mi ha su due volte con le mani. Ah, e c'è uno che ha usato qui. Ah, ecco. Hai visto, io ho ragione. Sta a dormire. Compare. Compare. Fammi sentare questa tira. Sì? Io ogni fella mi faccio sentare come si è caso tuo padrone di casa. Vieni qua, vieni. Altro che al computer. Compare sta piana, non potevo sbagliare. No. No, no. Lo sistema ed è preciso. Meglio degli orologi svizzeri. La fiata ma ci ha inventato un sistema che non solo facciamo 15. Ma lo facciamo pure quello. Temo di soldi. Questo è invece te lo diavolo. È una vita che mi è strenuta questa vincita e l'ampo siamo mai in tedesce dire. Guarda qua, guarda qua. Questo è facile di entrare non mendicante con le pezze al culo, con la scuola. Veramente la carità. Compare, guarda. Si tratta tutto di un sistema di rotazione delle X. In c'è già schedina. Considera la prima della le squadre. L'X era in prima squadra. Guarda sta ora invece. Ce l'hai fatto? L'X, a dove sta? E passare alle riserve in seconda posizione, mentre in questa e in terza posizione, guarda qua, sta a pagare le come di cavoli, prima, seconda e terza, compare, ed è tutta una questione di rotazione della prima terna di squadre con la seconda terna, e mentre lui spittava l'uterno Lauri fa la tombola, bravo, bravo, compare, questo l'hai capito? Noi capitomboliamo proprio perché per noi non abbiamo mai fatto questo sistema di rotazione delle X. Ma qua mi sale che mentre lo terzino ti ruota con l'altro terzino, si è infilato dentro lo centro avanti, mi faccio il collo e lui mi dico lo genere. Compare mi sta facendo rotare le cintette, Ma io lo decia, sai, appena mi spiego lo sistema a compare, ma qui lo capisce subito come un corpo di fucile. Perché ci hanno un fucile? Con due canne e mozze! Sì! Sì, quello di dove rotano! Vabbè, poi c'ho le pure fortuna, A secondo come c'è lo campo gira la palla! Sì, girano pure le palle, Pasquale! Pasquale! Non ti ho capito! Sì, benvenuto! Tu li facci perdere intorno a un soldi a marito, ma no? Grazie, signora Concetta, grazie! Ma c'ha capito! C'ha capito, c'è ben detto con ieri qua. E invece non anti su. Ma non vedi che ha detto sotto, no? Ha detto, Pasqua, si è venuto con i vaccini e ne avuti sordi a marito. Sant'Antonio, non ti dici, non ti dici sta settimana, fammi la grazia. Sì, non lo faccio dire qui in questa casa. Compare, me lassi tu schedina in bianco. No, ne grazie, compare, mi piace lo sugo. Ma questo che pega ha capito? Pasquale, c'è già detto marito, ma? Stavo proprio lo completo. Non sono lo marito, pure mogliere sa sta detta assurda qua. Ma ha detto, compare, sa già lo spiedino in bianco. Ma siccome a me mi piace lo sugo. Sta combinando un bello pasticcio, sta combinando. No, no, grazie. I pasticcini non li ho! Ha giocato quanto mi servo di solo, mi sta più due schedine che mi servono! Oh, mamma mia, dammelo tempo con me, sto, sta più di che ho ancora pure pigiama! Poi mi dico, ne parliamo meglio su allo caffè, va bene? Ecco, tempo con me, sto, va bene? Ma c'è intanto spesso mi sono stato caffè. Ma c'è mica detto, ma capisci come sta attaccando la sordità? Te ne è una vita, eh? Ma è una fiata come lo accetta lo caffè? La vita, ma è una fiata come lo offri. E a tutti la gioffina, io a canna di musica, direttamente. Sì, compare di Totò, sta a pensare una cosa. C'è che pensi, se mi ti chiesti, io ti aspetto qua sotto, allo caffè. E dimmi una cosa, come ti è venuta questa idea?
raggio elettrico non c'è niente, non è vero. Prende stampa, ti sta aspettando che avvera. Uè, mi raccomando, non fare tardi. Un mare Concetta. Arrivederci, tolgo il disturbo. Già, avete rotto abbastanza. Grazie, la servirò. Compare, compare! Mamma mia, c'è successo, già noi è successo! Picca la picca l'estintore! Picca l'estintore delle scale! No, ragazzi, scendo la pelle! Ce l'ho fatta! No, ma questo non faceva niente! Aspetta! Allora, pure di tu fermare, ma insomma c'è ben successo, la bocca mia! Oh madonna mia, io non faccio Natale! Oh madonna mia! Non fare! Che faccio? Che sta comandando a me? Mo chiamo di dormi, guarda! Qua di dormi, che tali? State prima con sul telefono, devo mettere la voce! Sì! Qua c'ho il full tanier! Bandino, aiuto! Qui carico! Ma che ci sta qui su? Perché sta di là? Al fuoco, al fuoco! E bene l'acqua che te ne presenta! Ma cosa dire? Si sta rovinando tutti i mobili! Oh madonna mia! Allora, come chiamo lo fucciniere, come ha detto? State ferma che te non ho un telefono senza fili, va bene? Quindi si usa solamente in casi di mito di morte il telefono! E no, perché non è venuto al zia a mente con lo chiami? Ti credi intelligentona? Hanno parlato i tuoi geni della famiglia! Va bene, lascio chiamare! No, mi sta chiamando di qua! Basta! E da giù, dammi la parola! Comare Ursula! Ha ragione, Silvia! Comare Ursula! Il signor Dodò! Se per favore mi mangi il figlio, sono fontanieri, ma non è un rutto! Sì! Non rompi detto! Buongiorno, signor Dodò! Buongiorno, buongiorno! Chi è? Il portiere, Luciccio. Sta a scopare qua davanti. Ma non c'è più il salvo! Signor Dodò, signor Dodò! Scusa! E chiudi lo passatore generale! Va bene, subito! Compare Dodò! Auguri, fanno gli auguri alle putera! Io ti aspetto sempre qua sotto, ma non è vero! E questo mi sa che caccio la muffa! Ma perché mi sa che l'auguri, mamma? Ma questo è capito, come sai che hanno aggiunto allo Ciccio passato, non ho cucino tutti al generale! Pensa noi ci fanno! Pensa, c'è ben capito qui tu, passalo. Io? Mio cugino tu e al generale, capito? Io la verità non capisco come faccio, io capisco Gesù, tu devi fare dopo, non capisci mai come Gesù, capisce? Se hai capito qualche cosa, me la spiega che io non ho giocato. Ma io ho giocato, la mamma che ti dice, come faccio, non capisci più giocare, dice Gesù, tu devi fare da, e non capisce mai che gioca Gesù a capire. E ci ho capito niente. Curiamo con te che non capire. Ma c'è male qua a capire, ti dice ci spucciate l'acqua del vento, non siamo vinto a causa, vero? Ma sto cristiano, guarda, sto cristiano, però c'è l'acqua. Ma va, faccio per fanno dizzare a me. Tanto non mio mi fanno dizzare faccio a me. Ma qua mentre succede una luce. Anzi, pure le chiuse. Non ci la faccio chiusa, Antonio, come te la aggiungere? Acqua stavo sempre con caccio sotto, se scaccia sempre qualche cosa, le tasse, un condominio, la luce, un elettrico, ma quanto mi hanno dato pensione a me? Ma non te faccio bene, fammi una grazia, fammi in c'è nutrirci, una cinquina, non so bene la dolce, qui tu la vuoi dire, ma lei ha mettere in mezzo di guai. Ma non ci la faccio giù! Signor Dodò, buongiorno! Buongiorno! E ciò
No, 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 niente, ci farà più un incidente da auto, Poi intanto un infortunato pure a me, oggi ha l'anca buona, non mi hanno mai tutto lasciato. Almeno ti esti a posto. Quando si sei incendiato con parte, torna con la mai, se mi stava lì, tu mi era cara furbo, che si indecia, Ma d'accordo, ma come le chiedo una cosa e già me le faccio. Ecco la prima. Grazie, sta d'accordo. 227.000. E c'è tipo la illuminazione pubblica di tutto il paese. Comunque, tanto accorto, io gli ho detto mi faccio dittare il ritmo, sì, ma non ho scontato le cose, e qui sta accendendo, io ho già quando ci sti colori. Una bella contravenzione, 125.000, non sento manco la macchina io. E venga l'una contravenzione, e guarda, non voglio più niente in più, che qua se continuo per così, va a spingere a me nell'infartuoso, non paga pure le spese mediche, grazie. Mi paga 50.000 lire per i funzionieri. La cosa gli ha fatto traboccare il vaso, eh. Meno male che non me l'ha fatto dire, ci faccio. Ma questo c'è pace, cangia mettere del giorno, poi c'è pace. L'orefice pace, mi sto facendo. Chi l'ha visto per 50.000 di ancora? La verità non è che ha parlato dei soldi. Ci sarei io che ho pensato che potia volere 50.000 lire. La giornata l'hanno citata poco, eh? Se continua così, bisogna che bambini assumano la fisarmonica. Sì? E perché? E se la fisarmonica io passo lo piattino. Ma poi, come c'è il pezzo, questo sapeva quanto mi sparano, eh? E soldi a palla, non ci deve. Ma questi hanno dittati Pesciu, ma c'è saggio dire, tenere un listino mezzo. Ma sai? 30.000 lire ancora non stato partito di manco di casa, che l'ha chiamata. Capito? Poi aggiungere 20.000 lire per la benzina, ma non manco un canale c'è la macchina. Anzi, la pede è finito, piano, non ha cazzone. Ma è di no. Poi viene a casa, ho dovuto di tanto cangiare una frugata che l'acqua che viene da fuori. Già stannati. E ti dicono che bisogna far cattare le pezzine di cambio. E se rincano i soldi pure su le pezzine di cambio. E sciunti. Alla fine ti presentano una nota che con la legge c'è la laurea. Ti sopra tutto. Ma la cosa bella è quando ti dicono alla fine. Perché lei a tuo punto pensi, ma è fottuto completamente. Quindi ha 300.000 lire, capito? Ma ci ha fatto sulla taglietta la salita. E invece che sta preoccupi? C'è vede, chi ci fa la scorcia? Qui giù. Non scascia niente, giusta tutto qui giù. Sì, e anche c'è la dita fra un'ampanatura e l'altra, ma le può contrarre. E se uno fosse figlia da ormai, tiene l'età del marito.
A me mi pare che a mi piace ricchi l'anno da figliata, eh? Mi piace a corto io. E vabbè, e qua che fai un facile? Ma non vedi che mi preoccupa tanto lo faccio che sa sposare. Mi preoccupa lo fatto che poi mi nasce il mio nipote che vado a puntare. C'è detto a partire la barba lunga? Sì, proprio ignorante. Non capisci niente. La barbuzia è che giù fatto quando non c'è fa, quando va a parlare. La barbuzia vuoi dici, non la barbuzia. Ah, sì, proprio, ma non sappia che era anche un pochino di cultura. Modestamente, io sono acculturata. Ho arrivata fino alla quinta alimentare. Comunque, ti sta a spiegare che la barbuzie, come dici chi è, non vede una cosa ereditaria. Perciò, quando un piccino nasce, nascerà quello, parlerà quello. Oh, madonna mia, pure un piccino sta a nascere. Oh, madonna mia, già un piccino sta a nascere. Mi sta sempre un piano. E c'è che vergogna, e c'è che mi dà che un pezzo di cazzo. Oh, madonna, c'è che vergogna. Ma c'è... La colpa è tua, ti esi la complice! Ma c'è sta a dici? Io decia, te sta a decia, la meretta non pecca, così capisci? Sta a decia, che nasce quello quando è un signore! Oh madonna mia, mi sta sento fiacco Sant'Antonio, l'infarto mi sta bene Sant'Antonio! Oh, oh, mi sta sento fiacco, non te... Oh, mamma mia! Ah. Toto! Toto! Ma c'è? Ci ha fatto a muerto? Toto! Toto! Maria! Maria! Come va a muerto? Vieni qua, che mi ha scoperto? Vieni, mi ha avuto! Vieni, vieni! Che mi ha scoperto? Che mi ha scoperto? Papà! Papà! Felicio, ci sape quanto ha fatiato, guarda come stai russo, guarda. Hai visto ciò che è successo? Madonna ci ho fiatato in cellecchio. Me lassù. Subito soffiato quando la mamma ha fatto male. E c'è dicio, ma c'è stato manco un rubinetto. No, lupù. Ti siete inviati subito, eh? Piuttosto dimmi quanto da aiutare, eh? No, La barcella aumenta, lo sai? Ma c'è sì, è della parte della cucina. Si venga, signor Pippo, vea che c'è la cosa. Sì, compagna, lo sai, parla di voi, italiano, ma non può conoscere di voi. Ma guarda, c'è un campato io a casa mia, oggi là. Dopo facevo i cuzzi, non ti togli, capiti? Capiti? Quella giornata la fatta a cenare, ancora manco, non dici l'altro. Ma di minuti faccio bene, mi ha fatto un sette da quello fiato, l'hai visto il bravo indoglio. Sì, non te faccio bene. Non ce la faccio più. E non c'è per via tua. Vediamo questa, c'è per... Grazie! Grazie, santo ronzo mio!
Grazie! Hai visto che ogni tanto mi siete a me? Concetta! Maria, vieni subito qua che ti ha una bella notizia! Vieni! Eccoci qua! Stiamo tornando dalla ricevitoria, siamo andati a giocare i numeri. E poi non mi sta a chiamare fino a qui. Noi arriviamo all'improvviso. Già, si dico come la morte. In che senso, scusa? Nel senso che arrivare quando un primo te l'aspetta, no? Oh, che sorpresa! Le mie nuore! Sì, ma Antonio, tu stai? Cresciuto, che porta la vicina al passeggio, non mica. E prova a telefonare. Ha telefonato ieri. Ah. Ha trovato lavoro presso una tipografia a Zurigo. Ti manda i saluti. Ah, bueno. La decia io. Qui tu sei scia in Svizzera, qua fatia. Dimmi, Totò, c'è fede sta tomografia? Ma tu fanno le fotografie di Succi? No, raga, non è detto tomografia, è detto tipografia. Ma tu fanno i quadri tipo fotografia? Sì, io sì che ho capito perfettamente. Senti, ma... Dimmi una cosa, perché li sta chiamai? C'è Pulì? Poi mi piace da loro. No, perché è andata una notizia qua e... A me è fatta la grazia a Sant'Antonio, anzi meglio che c'è le nuove, che cadono come il cacio sui maccheroni. E vi ha dato la notizia, ci ho fatto dei ringraziamenti personali a Sant'Antonio. Poi ti spieghi quello, insomma, dini! Prima è arrivato compare, ma mi ha fatto cacciare i soldi per la schedina, no? Poi si è scacciato un rubinetto, e meno male che non mi è voluto niente, se no voi... alla fine vi ha dato la notizia. La giudizia faccio quasi i ringraziamenti particolari. Va bene, Ha vinto per caso la lotteria? No, che giù, che dici? E abbiamo fatto 13? No, ancora meglio! Che parla papà, non mi devi dire sulle spine! Quindi sapete proprio? Che non te lo dico! È arrivato uno sfratto di casa! Vi buttano fuori da casa! Siamo rovinati! Siete rovinati! Siete proprio nei guai, siete! Ma come la lotteria li vinta tutti! Non vedi stiamo fatti tutti! E poi i rovinati siamo solamente noi! Ma guarda, mica, non mica, porca miseria! Ma una bella solidarietà, cari amici! Papà, come facciamo? Come facciamo a prendiamo in affitto una casa? Un figlio che costa le affitti oce. Ormai a qua dopo tanti anni pagavamo una miseria di soldi. Come fare, papà? Sai, esatto, di mio. Siamo rovinati proprio. Comunque, io non posso ospitare tutti e tre. Né li potete dividere, no? Voi sapete, no, che la casa mia è città. Io me giro per me, me giro per me. Faccio, tu sto qua, zittate! Basta, questa vita dei stenti, basta, ci vuole una casa, vai, no! Metti io a davvero, sta dando la faccia, tanta cosa! Metta la faccia a davvero! Ah sì? Ah sì? E allora sta chiara, la pappazza davvero, ne sta bacio. No, la soddisfazione mi sta dando. No, il coraggio l'aveva. E certo la notizia. E come lo diciamo? Oggi ho pensato a quanto costano i funerali per passare. Sì, e ha cucinato tutto il gemolano anche. La palla la libera, Attenzione, l'arcadibu, la se no bu mozzica, Libera mie, stapparli è così perché sei abituato a vivi con ste donne. Brutta vipera, la Russia! Potete dire un città vicino a questa, ma non mi ha capito come la madre! Che amore di Dio! Allora, mo si proprio festa e qui te ne dici! Ma che bambini, guarda! Forse anche per le cartelle scappate,
te mi dica a me. E io ti ho ospitare a casa mia, sti facci. Mamma può. Ma io sono più fessa, ma lo del luna per dove andare. La decise noi. E il copra tutti. La decise meno, ah? Mo si diservuti siti. Ah, e poi, ah, eri fessa. Hai sempre detto che sei Sant'Antonio, Sant'Antonio mio. Vuoi facere la grazia con tanti ricchi, i sordi hanno essere spartuti in parti uguali, tra tutti i figli. E mo, voi di Tito c'è c'è, no? Vince, mo di 100.000, mi sono lasciata, mo di 100.000. Mamma, ma cosa è successo? Ma quando manda le volte faccia di mucchiere, Dana. Ma infatti l'ho vista per le scale con la bambina che correva. E che ti dice pure la Teresa? Mi ha dato uno spintone, mi ha dato! Che se non mi tengo alla ringhiera, un po' cado e mi faccio male. Madonna mio! Cioè, che è successo? Vieni qua, la mamma toglie. Dimmi, mamma. La piaccia uno sfrato. E mucchiere da. E già una faccia dalla Teresa. Sanno detto che per i genere vogliamo ci dormire e non lasciare. O alla il tempo della luna, che poi ci sa che faccio le cose. Ah, ma scusa, potete quella cosa prendere in casa un altro affitto. A quelle come si calmi stanno, un tramo con una cascata d'acqua ghiacciata. Ma c'è facile. Ma se mia moglie ha quel carattere, purtroppo che ci posso fare io? Non è facile farle cambiare idea. Antonio, Antonio, tu non sei manco degno con questi tuo nome. Dire tu la mia Sant'Antonio mio, sei? Ah, anzi, le guardanti sa come le chiamo, eh? Non ti chiamo più Antonio, ti chiamo Sultana. E sai perché? Perché da me sarà Sultana di Mucchierita e hai i canamisi di causi tuoi. Santantia, sorda e sirda. E a me, a me se ci metti tu che sono tu libera. E ti è però, figlio mio, ti sapevo morre non picca quando io sei stizza e no, con ti scudi sul taruglietto. Ma tu come fai a saperlo? C'è per così da dove dire una cosa? Mamma, tu non mi conosci proprio. Adesso che torno a casa, la prendo a schiaffi e le faccio girare il mondo. No, no, dai, figlio mio, non ti terminare. Lascia la stare, che c'è la pace con pace alla questura che ti denuncia. No, 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 lascia di rufare, quanto ciole ciole. Bravo, bravo, bravo papà. Me ne vado, sì, ben detto. Sì, sì. No, figlio mio, mi raccomando. Mi raccomando, fammi chiamo, ancora la porto con la faccia in gonfia degli scaffoni che hanno picchiati, Ci penso io, ci penso, ma non ti preoccupare. Va bene. Ciao. No, papà, ti andate giù scappare con latte. Vieni. Mi chiedono con la latte, non c'è nervosire, state calme. Chi è stata città, ma io poi con tutte queste cose che sta succedendo voce, se pensi la faccio scesata della carne malata di prima, Papà, ragioni tu, cambi è trasuta una cosa e c'è lì che io faccio cucchiata così, un diluviato. E pensa proprio come mi sta dugliaia, niente un fessaluto. Ha ragione, niente un fessaluto, la faccio risulta, la faccio risulta che sta. Senza poter sentire sempre dire tutte queste messaglie radicine. No, 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 c'è partito. E che un modo caldo siete, erano le calde. Fate invece una bella doccia di acqua gelata. Ma non si deve dire. Ma è tanto giusto, quello là. Meno male che sta piano la porta sia aperta, se no io posso aspettare un'altra mezz'ora. Ma tutto me E io mi picchiavo spirito da bascio! E non sai che è successo qua in questa casa! No. Ancora così, stai ancora da bestere! Siete le punti! Le schiedine! Posso sciogliere le schiedine! Oh, non dica ancora bussine! Sì! Madonna mia, questo è un tonno questa, con tutti i pensieri che tenimo! Mangiamo le schiedine! Sì, spiega il tuo sistema! Dai, ciao! Intanto per giusto mica le lati! E poi da bestere! E c'è ciò, deve metto la camicia, senta, per più non mi cadrà e poi ci sentiamo. Intanto spiegami il tuo sistema, dai, forza. Ma
questa fiata te l'ho già detta, è sicuro! A questa fiata facevo cinici, cinici! Bisogna solamente con le ricoviamo e pure se ci asciugamo! Questa fiata è sicuro! Le squadre facciamo a casa! Guarda, sono tutte sicure, tutto fisse, stabili! Qui c'è che asciugano fuori casa, Le ripiamo tutte quante, e queste qua a campo neutro, pareggiano! Compare, sta fiata fa 5 cinici. Guarda, guarda bene, guarda da uno a uno, e poi dimmi se te pensi. Io penso la rimangiare 10 come vuoi. Va bene, Prova, ha capito perfettamente, o vinciamo o vinciamo. Totò. Totò. Vieni qua e vieni, sei giù il tuo quello, Totò! Totò, mi sta sentendo fiacca! Totò! Guarda! Guarda, Totò! Ha detto quello, ha detto! Quello, ha detto! Quello! Sì! No, qui, qui! No, 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 Compare! Oh! Tu dove vai a prendere la vista che sei? Compare, ma io, musica, non ti sta sento vino, ma ci sta fare! Nessuno ha messo a meno. E poi a Tiso visto c'è bello sermone ha fatto. A me la verità mi pareva più in dolore di carne rostuta, non è di sermone. Ma perché pure sermone? Lo discorso, la predica. Sì, bella, bella, guarda, la vita mi è piaciuta tanto. A un certo punto la verità però non mi è piaciuta più. Quando ha detto che siamo tutte pecore. No, no, dice che il Signore è il buon pastore e noi siamo le pecorelle smarrite, no? A proposito dei pecorelle smarrite, mi sa che ti era saputa fare proprio buona, sai, la pecorella smarrita? Sì, perché a un certo punto va giù girata e non tra giù sta qui. A quale prato si sciuta qua a Pascoli? Caduta l'uomo bimbo, no? Sì, compagni, non vai che mi sta soffiando giù la ruecca, no? Mamma, città, non ridare che ci si trova a vicine. Mannaggia, qua non sia mai che Tie, secondo me, gli faccio passare qualche guai. Tie, gli faccio qualche sorpresa. E poi ti fa la zitta, così non te la stai viva, certo. No. Sì. Mamma. Come no? Viva Sant'Antonio, viva Sant'Antonio! Papà, dai un minuto e ti versa una bella messa, Sì, io vado giù la messa quando ancora ti è stato troppo là in giallo alle 6 vado giù la messa io. Sicuro che se voce non c'è la messa io. Ma dimmi la verità, Totò, ma che ci sta pensando quando lo prete ha detto le pecore? Oh, è stato meglio quando dice che siamo tutti querci, la verità, Papà, sapessi che c'è curiosità, mi portava la luce alla chiesa. Non erano più fatti con i cianussi eleganti, però d'ora in poi sarà un'altra musica, o si abituano o si abituano. Se dice bello tempo e fiacco tempo, non dura mai lo stesso tempo. Vedrai, figlia mia, d'ora in avanti dovranno avere più
rispetto per Don Totò Sticato. E puro l'onore per Concetta Maletta. La vita sempre corretta. C'è la camera mia nuova, quella poco, eh? Disturbo, è permesso? Oh no, questo è questo. Guarda, non riesco proprio con lo sopporto, proprio non riesco a sopportarlo, Cristiano. Grazie, donna Concetta, sempre ospedale. Sì, è qualche via da pronto soccorso. Donna Concetta, scivola da pronto soccorso. Sì, siccome non ti digerisco, ma è rimasto come un blocco a qua, è toccato a fare un pronto soccorso. Ah, e qui tu devi essere, secondo me, ha dovuto mangiare troppe fricadiglie e ti è venuto un blocco intestinale. Capito? Se non punte curati, io non ti porto la copia della schedina, ma se te lo picca, se tu facci leggere lo picco al giornale, mi rimango qua così, eh? Ha giocato lui io. Dottore, allora vado via, mi fermo un attimino a casa di tuo padre. Vista la cosa tua, sai? Scusi, dimenticavo di dire una cosa. Senti, sta sentendo la voce dei figli, Marantonio, questa casa con il dottore di fronte. Qui qua è già una settimana che non si faccia vita. No, lascia cupere, che lo verrà una bella sorpresa. Compare, io ti cade la giuppuggiata a la copia tua della schedina, sai che ieri mi ho sciugata, ma ne ho scelato sia io che a te. Sì. Ma mi sta ossettando un picco a fare come defesa. Poi se non facevo presto sto 13, però questo non lo sopporto più, eh. Faccio 13 omicidi se non facevano 13. 13 omicidi faccio, e ci sono pure io, eh. Ha ragione, Totona. No, dici qua. 13 omicidi hanno fatti oggi, voi ma non ti preoccupare, sai, che non sono contagiosi, allora non mi toccano. Papà, papà, permesso? E peggio invece del mio riposo. Mamma mia, Antonio mio. Ma sta a capisco che c'è una settimana che non si fa sentire. Ah, non ho saputo resistere. Gli ho preso la testa, gli ho preso il bastone, gli ho dato un colpo, pa! Siamo pensati da capo. Poi gli ho iniziato a dare tanti colpi sulla spalla. Pa! Pa! E stiamo pensando un braccio. Ho continuato come una bestia. Guarda, non mi crederai. Poi però a un certo punto ho detto... Mica le posso fare male davvero. No. Non ci ho visto più dagli occhi. E te chi ce l'ha? Mi ha fatto pena. E a tuo punto l'hai gonfiato come un pallone. Però figlio mio, tieni un libro, dovrebbe essere tanto bestia. Capolo che è fiacca con noi. Mi face proprio pena, Antonio. Ci siamo che l'uomo l'ha ingessata, no? Che aveva i piedi è ingessata. Ah no? Antonio, con tutto il paese tanto tu. E il maestro Mugheresa. Ah, si è battuto con Mugheresa. E allora sta bene più bello. E c'è ancora. Si vede che la conosce buona, eh? Ora smettetela tutti però, Che mi state prendendo in giro, mi sa. Ma piuttosto... Mi sembra di trovarmi in un'altra casa. Compare, te lo vedete già sopra che ha messo all'ultimo, ti parlo io. Lascialo stare. Quando i mobili nei si allurdano, si scacciano, poi li adegamo e mi cattiamo l'audi. Ha ragione. Ma mo che ci sta preso, no? Ma voluntari a volontà della missa. E noi ci andiamo a conto e baccarci lo vestito, se metti la vestito nero. A casa, ma mi sei vestito nero. Ha ragione, Totò.
Scusatemi, con permesso, mi pacca giù il pigliamento. Scusate, aspettate un attimo che faccio introdurre un discorso, cioè, scusate. Sto vedendo cose turche. Ce n'è? Hanno sbarcato i turchi? Mamma, i turchi! Ma dimmi che è successo, no? Stai fermo a prima della guerra? E perché? Ah, ne pensa, però è moderno! Ma che cosa? Non hai visto un cesso turco? Ma quale cesso? I mobili nuovi! I vestiti nuovi! Nena, fucile la mamma 5 settimane! Non ti rompo il tappeto, scappa! Mi dovete spiegare cosa sono questi mobili nuovi? Ah, i mobili! E ma perché non ti spieghi bueno? Parli tutto cito. Questi sono arrivati 3 giorni fa, un autotreno. Compare, senti, mi accompagni se cantiamo una quantità di dolci, va? Ciao, ma, compagno, va? Eh? Ci cantiamo di dolci, ciao, compagno. Vabbè, ciao, se la dici che ci venire pure io che cominciamo le partite, però. Facciamo a tempo, qua su, da cenciole, dai. Con permesso, Ciao. Prego. Io mi sto libido. Non avevano soldi per mangiare. E mo gli immobili. I vestiti. I dolci. Ma! Me ne vado, Non posso venire, che stava al bagno neo! Grazie, non puoi disturbare tutti! Ammorbidisco! E c'è bene, pane?
io pure la do una benedizione. Però ti è picco, ti nascire te qua, sì, ci qui tu e te ciò qua, se ti siamo e ti tocca te indietro, specialmente dopo la carnellata che ha fatto, non sei? Ah, vabbè, papà, parlami prima. Non ti preoccupare, Va bene? E poi
ci vuole queste spose, non ti preoccupare, quando cede l'amore cede tutto, poi dica tutto se è giusta. Dai Totò, senti, venna fiata. Quasi quasi che mani con me. Quasi quasi che mani con me. Anna, porta i dolci, poi Anna. Però se ci penso, la scrittura è complicata da un giorno, guarda, non saggio manco io questa capacità, eh. Ma ragione, c'è poi facile. E c'è giudico, c'è poi tu. E non hai di come stai. Se odia non si fidanzano, e questo lo carica, questo fidanzano. Ah, papà, grazie. Ma io, allora, per non si così piacco come vuoi farci sembrare. Beh, Anna, papà, mi c'è il doccio frigorifero. Ma se no si fanno i fiacchi. Ah! 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 No, no, ma tutto qua, questo pedere con la rupe, e il giubbetto della banca, c'è il dolore! Vedi che volete più sotto che comparma. Ti dice che volete essere sette le partite, ma ci va più c'è te che a sette. Sette lo hanno posto solo a lui di banca. Bascia la televisione, ma non c'è bisogno con parlare. Sì, ma ci penso io. Ma tu si sa che io ho tempo, con un sistema di dolci, mi sta a mangiare a fare. Ah, dai, papà. Non ti preoccupare, ci penso io, ci penso. Ehi, si distanzia, come ti faccio? Abbande, mo, abbande. No, no, abbande. Sbrigati, abbande. No, 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 no. Non mi mette cose, se prima non papà, tu parli con mamma, con mamma, con mamma Marina. Ma tu non lo faccio questo, tu parla. No, no, aspetta, no. Lascia chi è? Sì, facci chi è? Ah, è lei, signor Pippo. Vuole parlare con mio padre? Un attimo, che glielo chiamo. E papà? Papà? A me. Papà! E c'è il signor Pippo che ti vuole parlare. Pippo fa, c'è più fresco con lì la capoppata. Buonasera, signor Totò, Totò, Totò. Avvocato Zona? Volevo dire, se mi su sua figlia magari facciamo il tipi tipi c'è il tipi che fai me la concede? C'è sua figlia la mamma. No, no, e poi no. Ma no, ma scusa, poi, ma io non faccio un cristiano però, eh? Ma non lui. Scusa. Non mi sapete capisci. Dai, sta buono. Casi per un cotto. Secondo te io ti davo la mano sua. Giovanotto, te la vinchi tutta o niente? Grazie. Io appena l'ho vista l'ho subito trovato. Affascinante! I miei genitori saranno contenti e sabato prossimo faremo il fidanzamento ufficiale. No, basta tutto ufficiale, non riusciamo troppo all'arco. Sei mesi caga più bene. Bravo, 6 mesi. E io ti ho saputa solamente quando si è spesciato un rumore.
qua il piccio fra un mese ma la musica. Ecco perché la mia esercizio mi sta dando la capo. Ce lo dici papà? Io lo pippo li musti come tutti i guagnoni del coce, eh? E poi ricordate che avete un guagnone serio. E non mi è mancata mai da rispetto, eh? Solamente ogni tanto mi piace che fosse facile fittare a fare. Cosa dei guagnoni? Che poi dici, Diego, io ho con la spazio le pece? Sì, ma ancora di una vita. Buonasera a tutti. Compare, siamo sempre queste partite. Sì, ma ho capito, c'è poi sì. Aria. Tu compare, come l'ho detto prima, dici la rete. Ma aspetta, devo compare, fate. C'è giusto cassa, io. Compare, stasera penso che mi divertivo. A posto? Stasera sono sicuro, peggio mio. Me la sta sento, non ti dici lo facevo. Me la sta proprio sento. Grazie, tanto Antonio dello miracolo, caro compare, te la sta sento. Senti, scusate, tornando al discorso di prima, io ti dico una cosa. Ci è destino capace di sposare, mi raccomando, non siamo per le longhe, eh? Ci saccio, almeno quei 3 mesi facciamo tutto. No, perché io te na bella fatia e la posso trattare te signora. Momo me sabau, che penso che li messo un po' contenti. Cici. Se non te li fai voi te seguo da casa. Cici, vediamo dopo. Allora ti torna subito qua, spiegale. Nena! E c'è vede, mi sta a fare un cane di guardia, mi sta a fare. Ci accendiamo qui. Dai mie cane di guardia. Cavolo di caro a davvero io, fino a che guardi. Ma sta qui, dice. Ma c'è capisci la guardiana, cavolo. Ma una parola che sta così da mettere. Mamma mia, non ci fare caso, cane che abbaia un mozzica. Puro di cane. Bene, 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 ti sei buttato già, Giorgio, bene. Ci cucinare. Ma la stupaccio, però. Guarda se no, ne sta a seminchia a... Sta muore, sta qua innanzi al dito. Ma non mi fate più come uno cane da più su questa bici stasera. Guarda, c'è di pulire. Guarda, che se non vera con un paio di San Giovanni. Sappia io c'è che a fare poi, questo momento a comunicare. Tieni la prima mi pugna a capo, boh. Poi la pugna a faccia, boh. Poi devi mettere a capo. La vera a terra, e terra a faccia a cucina. Ma ci sta a fare, ginnastica stura. Ma allora non ha capito niente, ma gli è setta del qua, yeah. Ieri che ci avevo fatto i lirici, noi ancora non ha capito. Dove? Dove sei andato a leggere? Perché tu devi con noi? E come questo sciamo bene? Ma vai, ti tiro una polizia sta a fare. Cito. Ci voleva il paventoglio delle lecce. Te l'ha giudita io, te l'ha giudita. E non devi con noi visto. Ah, faccio capito, ma non ha voluto, che sta facendo? Li stampichiamo tutti, per noi! E vabbè, ci è andata qui, casina! Tienici a fare, tienici, compare, non ti preoccupare! Va. Visto che scemo è scemo, è scemo la sentita, è scemo. Ah! Non la voglio. Papà, permesso! E pare che sta sentito l'Antonio. Alto! A quali tu? Sono molto la benda, non la sopportavo più, ma comunque. Cosa è successo? Volevo dire che di là c'è mia moglie con la Teresa che ti volevano parlare. Sono venute a chiederti scusa. Ma come? Prima le mando la pa... Vabbè, anche quanto mi sto uscendo il tuo, e poi sapendo come chiedere scusa. T'ha caciuto! C'è mica me caciuto. Non tocca un Napoli, che ho avuto commenti a tutti i costi. E qui c'è sta che dia lì. Ma parte la voce dei figli con Antonio. Sì, non sta sbagliata. Non mi sta sbagliata, mi sta decida... O c'è? Dì. Mi sta decida che a Pascio ci sono le nore.
Ciao, le fine non chiedono scusa. Non ha già detto che ci ha già pensato lì, insomma. Ane, per fare salire, che ci ha pensato già abbastanza. Ane, Ane, figlio mio, Ane. Ma io dico, chi avevo potuto continuare a fare una rubrica sta commedia? E non basta, credo che dovremmo stare facendo, ci siamo a fare. E ha ragione. A me mi sta a fare questa sezione di commenti, ne dico se sta a vedere questa commedia. Te lo pubblico. C'è uno che sta con noi, ha tutti i problemi, e qualche uno prega a Santo Rosso, qualche uno prega a Padre Pio, e noi pregamo a Sant'Antonio, con i facce da grazia. Ah, ma la sai quanta gente c'è? Lo so. Casetto alle stesse condizioni nostre. Lo so. Uno della pava la schedina e sei due, dice, ah, stasera, facciamo un tempo, il cibo. Uno tiene lo spazio di casa come a noi e non sa come che fare. E manchi di tutti, quelli che abbiamo le mani a casa stanno più fiacchi di noi, Sant'Antonio mio, fammi una grazia a tutti gli cristiani che la cercano, certe cose, c'è già sopra. È vero, marito mio, hai visto come asciuta la signora con il bacconta ha boccato pesciolino? Subito. Come abbiamo pensato noi, e ne ci ha puntato tutto pure all'aura, signora. Subito, basta di dire che mi facevo una bella sorpresa. No! Figlia di vista! Ha segnato la roba, compare! Se non lo picchi voi, non lo picchi giù! C'è il caccio figlia! Lo tirici, lo tirici, compare mio! Ah, vieni qua, vieni! Ma forse è pure vero, hanno picca sotto sotto io! Però ricordate, ma non so fessa! Io Ria che ti risolvo tutti i problemi che tieni, ma me sape cattiva, non ti salva manco la penicillina. Io ho posto nuovo, se c'è bega io ho fatto, la tavola mi caccia ancora tutti quanti, e specialmente alle donore, e vi dico come sentiamo tornate a capochino, con te chiedono scusa. È vero, compagno Pasquale, tieni un fare, ma capisci più di cui tu cacca dire. Ma c'è quel fare, c'è quel fare. I figli sono figli. E bisogna portare in mente storie, commedie. Tutte facci tutto un discorso. Cubini se li questi sulla ritta strada. Ah, l'andata, compare, la rivedi? Quanto era bella di storia. Con tutti si è fidanzata, ma mia non me l'ha mai data. Non me lo sa, perché è un problema della riccia. E qui invece mi faceva le corni senza pure al freddo. E mo, via. Tu ti ha salvato proprio perché non sentiva, Ma come non ci sta pezzo, a fiate il meglio faccio tutta la nostra. Sì, guarda. Almeno ti salvi la faccia, ti salvi, mogliere mia. È vero, Totò, è vero. Ma va permesso! Ehi, Totò. Suriate, sai, mi pare che cavole mi spurcano. Scusate, siamo state proprio delle maleducate. Sì, sì, è vero. Prima tu mi la dici di lui, tu la ci anticipiamo noi. Ciao, amore mio. Ciao. Ma senti, senti. Sto sentendo parole nuove, Concetta, Le dovete scusare, sono venute a chiedervi scusa per tutto quello che vi hanno detto. Prego, prego, settatevi. Scusate, sai, se non vi faccio settare sopra allo divano mio. Stai settato lo padrone. E quale divano mio? Non l'ha gesto filo? No, non me ne l'ho proprio accorta. In realtà non l'avevo notato neanch'io. Marco Diego, Marco Diego. E l'ultimo veniva, fratello. No, non li abbiamo mai notati. Allora, ma c'è tempo, c'è tempo. E tutta la casa è arredata con mobili nuovi di zecca. Tutti. Ma come è stato? Abbiamo vinto la lotteria? No, per cui. Abbiamo vinto il totogol? Non è ancora di cui. A
andiamo, abbiamo fatto le lotterie, abbiamo fatto 13. No, no, ha già fatto 13. Su. Abbiamo fatto 13. No, no, no. Vadi sbagliati. Amo fatto 13. Veramente l'ha già fatto io. Non mi faccio dire tale, che non ho avuto nessuno, ma dica. 3 mesi a letto mi ha giocato una schedina. E non mi ha detto manco niente a compagno. La sapete che ha detto una società. E mi ha tirato a palla. Meno male che gli ha scritto al re un nome e cognome. Ma non per il visto, visto che cosa detto la settimana. E la settimana passata mi è arrivata la lettera. Cara, mi diceva con Paolo un pari di una vendita. In quanto abbiamo vinto? No, 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 no. Cito non parlare. Cancete compare, da cui ci passetti lo dice a tutto il paese. È giusto, giusto. Non dite nulla, quando siamo in famiglia se ne parla. E ricordate, come di parenti non giudisce mai. Mai, mai. È vero, ha giudisto quanto siete state patriottiche quando si è trattato dello fatto dello sfratto. Ah sì, lo sfratto. Ma ora non fate preoccupare più, ricordate, perché la casa mia è grande. No, non ti preoccupare, vengono a stare a casa mia. Mio marito non c'è, staranno benissimo. Ma guarda, non ti preoccupare di che vengono a casa mia. Tu vengono a casa mia. No, vieni a casa mia. A casa mia. Oh, vai, vai, vai. Oh, vai. Non continuate con pure di cani, che a me sta rizzicando tutti i cani. Mi basti. Per il momento il nostro affetto disinteressato. Uè, ma tutti e due! Uè, ma sono tu uno più distanziato dell'altro! Ma guarda mica me che sono cose miste! Guarda, guarda, guarda! Cose dei baci! Cose dei baci! Di noi state parlando! No, ne ma ci gusta pensare! Compare, ma ci si sta a credere! Io sto facendo dei 100 giocatori! Casi sta a seconda da sangue come sto cani del nesso! Ma qua invece compare il giunto d'oio come se scolpano mosse meno. No, 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 sto parlando del museo ma con figlia, ma che a cui gli piace l'osso buco con la salsa. Compare, ma c'è vede che si mangia? Ui, non si tratta di mangiare, gli ritorna la ricchia. No, che dite, avrà sentito sicuramente l'odore dell'osso buco. Mamma, vi prego, venite a stare da me e sicuramente non vi mancherà nulla. Noi? Ui! Ma no, non ti capito niente, ui! Noi, voi! Andiamo a fittare, ma che casino, guarda! Anzi, ci dico, andiamo a cattare! Nuova la cosa! A sedia! Sì! Un palazzo tutto per me. E poi di ogni video ci andiamo a vivere come li pascià. Sì, sì, una coscia di qua e una coscia di là. Con tre sventolatori, eh? Sì, sì. Due servono per me e uno per marito, ma... Ma perché pensa agli sventolatori tuoi? Che alle sventolatrici me ci penso io. Ah, e poi ho più quattro poliziotti. Perché mamma mi devono arrestare? Cretino, ci hai capito? Mi devono fare le polizie, eh? Sì, sì. Io invece ho una cameriera per ogni servizio. Sì, devo andare, sì, sì. Una per cucinare, una per lavare, una per stirare e una per scovare. No, 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 no. Guarda quanti lampi tene su e quei bambini. Scusa, E poi con tutti questi soldi, quattro scapicciatelli ce li dobbiamo togliere. C'è. E poi cadiamo tutti i mignoni menati. C'è Vega sta cucinati con i menati? Non è di su bueno. Senti. Ma hai capito allora, sta parlando dei pirati? No, no, dei ladri. Vergine Santa, questa mamma non l'ha pensata, eh? No, no, senti. Senti, non diciamo niente a nessuno. Ma se no, quindi ci sapevano che ci sono tutti i disordini enano e rapiscono il marito, ma sì, ma io gli do fino all'ultima lira, così liberano il marito mio. Oh,
E caso mai succede, potremmo avvisare la polizia, no? No, ma quella che c'è, la polizia che c'è, non c'è facile. Sì, si può patteggiare, dargli meno soldi. Tanto, tanto, quanto può fare? Facciamo 30.000 lire all'utile come hanno la certo. Mi sa come le scarpe, e metto la giacca, e non deve andare molto. Senti, non capiamo niente, così non sapevo che teniamo i soldi. E il marito mio è salvo. Se io invece dici la poi spagliamo no. E collassiamo tutti i soldi all'auto, in beneficenza, così non devo andare a mochere. No, no, ma che cosa dite? E tutto si risolve, se venite ad abitare a casa mia, mio marito non c'è, potete tranquillamente stare a casa no, mia. No, ma ci sta no, dici, non stanno a casa mia, stanno benissimo a casa mia, non stanno a casa mia. Va bene, allora, facciamo così. Quando veniamo contenti tutti e due, va bene? Facciamo così, veniamo e stiamo un anno a casa tua e un anno a casa tua, va bene? Così non si stizza nessuno, eh? Che dici? Sì, per me va bene. Allora, sai che facciamo? Festeggiamo, devo andare a buttare. Sì. Maria, Maria, porta di volta, porta. Giusto? Vero, festeggiamo. Prendete i tovaglioli e i bicchieri. Su, forza, dai, c'è da festeggiare. Dai, dai. Festeggiamo, come fanno questa sciocca. Ah, grande. Forza, prendiamo, su. Ancora. Dolci, già puoi stare. Aspetta, avete portato i dolci? E adesso sentite la mano. Egregio signor Salvatore Sfigato, eccetera, eccetera, questo lo saltiamo. Siamo lieti di comunicarvi che nella fase di un sorteggio fra tutti gli abbonati è stato estratto il nominativo della signoria vostra. E che pertanto le viene assegnata la vincita di dire 20 milioni da spendere in mobili e abbigliamento presso le ditte sponsor del vostro concorso, nonché 2 milioni omaggiati da questa scrivente, eccetera, eccetera. E tutti i milioni dei logetici a guanusciu spicciati? E ce la posso mettere a caire. Va bene, va bene. Confessiamolo. E dici uni la verità, lasciamo fare. Quando è arrivata sta lettera, che sta 10 che viene a mano, io e Mucchieri, ma abbiamo pensato con non pudicimo niente. Tanto è vero che non abbiamo detto niente, manco a fissa. Veramente abbiamo sperato che con la scusa dello sbratto, voi venivo ospitati a casa oggi. Al momento che la satirica bisogna cominciare da qua e che non ci diamo i soldi, quando ci affittiamo un'altra casa. Madonna mia, allora come prima stavo papà, io pensavo che avevo fatto tutto. Ma come hai fatto? Guarda, mi stai un poco, tieni. Una cosa del genere, che prima o poi si è sicuramente saputa sta tragedia che sta mettendo in scena. Veramente è una commedia e non vede una tragedia. Lo difficile era che ci siamo al discorso, appunto, come stiamo le cose, no? Meno male che ci resta di lui. Voi siete state così brave, comprensive, state mise a disposizione le case orge. Sì, ma quale disposizione e disposizione? Per mie, voi potete pure usciucciare a mezzo la strada. Allora per come dovete andare voi e tutti i vostri milioni a parate? Le patate? Voi volete star cucini, eh? Sì, sì, al forno, ecco, sono tutte qua, mangiatele! Me sta facendo pure giustare banca, commedianti! C'è un piccini? Compare, ma che è successo il terremoto? Oh Gesù mio, ma tutti i pacci sono giù. Che figura, che figura. Poggia, poggia queste cose qua. Ma facciamo un video. Guarda come hanno comprato a mia dire. Ma che guarda. Pare,
a fare le cose sta parlando sempre lì. Non ti preoccupare, mo ci sta dico che si scandalizza tutto questo discorso della rotazione qua, no, tieni, tieni. Porta di volo visto. Mo ci pareggia l'Atalanta. Segna intorno al Napoli, non vado, ma pareggia la regina, vince la Sampdoria e il sorteggio. Lui ma si mochinisce e gli devo rimuovere di tutti e di tutto. La prima cosa che faccio fare non ghiaccia le banane. Non c'è meglio una crema che fa spiccia di fare un viaggio alle sede di San Francisco. Buonasera dottore, sta niente. Ciao Luciano. Sappiamo lì. Eh sì, c'è stato un fule. Se ti prendi. È spontaneo. Permesso. La pace devo, eh? Ho visto uscire la rosa la Teresa e mi ha giù preoccupato, ma senti visto che ti è a fare parte di sta famiglia è meglio questa cosa, vedi figlio mio che hanno avviato lo sfratto di casa e tu che non diciamo e le nove mesi a te mano dito capito e noi potremmo uscire tornamento la strada o all'albergo della luce. No, tutti su questa sola missa, ma non aspettiamo una rubrica meno spicciamo le partite, da potremmo i risultati finali, pai! Veramente, sta sola solo campanietto. Maria, abbandati che sta sola, no? Sei tu un miscio, che sono neanche la cambia lo bimbo. Papà! Siete ufficiale giudiziario, non so! Buonasera a tutti, signor Salvatore Sfigato. Si accomodi. Bene, sono qui per lo sfratto esecutivo. Purtroppo dovete scusarmi, ma la legge è legge, l'orario, il dovere è dovere, il lavoro è lavoro. E la rugna è la rugna. Prego, si accomodi. Certo, è quello che dicevo. Dunque... Sono qua per lo sfratto esecutivo come da raccomandata numero 1256 del 12 corrente mese, promosso dal proprietario signor Antonio Carruba ai danni di Totò Sfigato. Uno di condumi su tutta la profezia. Lo padrone di casa Carruba e lo Sfigato. Senti, concetta, che fai? Hai già io. Carta sti quattro mobili calitivo che stasera andiamo a fare i romani. Mi mentimo sotto alla luna, guardiamo le stelle, ma io dico che con la rugna che tenimo qui, cioè come un idio non siete mai stato sbagliato. Bene, signor Totò, lei sarà anche il cognome Sfigato, ma mi lasci finire di parlare. No. Dunque, dicevo, sono venuto qui per lo sfratto, ma è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Proprio adesso, prima di venire qua, mi è arrivata dalla cancelleria del tribunale un'ordinanza con la quale il giudice mi comunicava che lo sfratto è annullato in quanto il nuovo proprietario dell'appartamento, anzi la nuova proprietaria dell'appartamento per la correttezza, abita in questa casa e sono venuto soltanto per notificare la sentenza della nuova proprietaria. La nuova proprietaria abita in questa casa? Non c'è sbagliato, ma qua non c'è nessuno proprietario. Mi lasciate per questo, scusate, ma abita qua la signora Maria Sfigato? Sì, sono io. Ma non ho comprato nessun appartamento, tanto meno questo. E poi non c'è soldi da fare, non c'è soldi. Sbagliato. Io lo so che lei è meravigliata, guardi, però trattasi di un acquisto che è stato fatto a suo nome da un'altra persona e lei successivamente dovrà firmare l'atto davanti ad un notaio. E quindi basti pensare che per ora lo sfratto è annullato. E che la persona che ha versato il denaro al vecchio proprietario per l'acquisto è il signor, se non erro, Pippo Cannevani. Lo conoscete? Pippo! Qui questo è lo
il regalo mio di nozze, l'ha giudicato i soldi, l'ha giudicato dell'anca, della assicurazione. Comunque, signor Sfigato, vieni qui per l'annullamento dello sfratto. In quanto a me, signorina, verrà successivamente convocata dal notaio per la stipula della, del contratto. Sì, senz'altro. Sto così. Madre, come sei bravo. Mi disturbo, arrivederci. È bravo Pippuletto, hai visto? Proprio questo che io con cui ho fatto la sera qua a casa. Hai visto? Non solo mi canta la ragazza. E te l'ha regalata. Hai visto che bella ragazza? Sta, vedi. Lì cristiani che magari tenono qualche difetto fisico, tenono non servono a niente, ma magari tenono aure dodi nascoste che quindi non normali non tenono. Io un occhio proprio bene mudo alla Maria mia. E me faceva magari tanto piacere se fu lui. E stanno un po' cucinti che mamma cosa sta bene qui? Io non ho capito niente. Comunque mica non ben capito, me lo spiego dopo a questo questo. Ma c'è due cuscienti e cubiti, che c'è il volume basciato, c'è due cuscienti. Chiediamo ora la lettura della colonna vincente del concorso Totocalcio di questa settimana, che a Divertero riporta diversi risultati a sorpresa. Atalanta, Vicenza X, Ascoli, Regina 1, Parma, Pescara 2, Roma, Inter X, Vicenza, Udinese 1, Foggia, Perugia 2, Torino, Salernitana X, Palermo, Ternana 1, Juventus, Lecce 2, Lazio, Napoli 2, Palermo, Ternana 1, Benevento, Marsala 2. E questa è la schedina che consente all'unico fortunato possessore una vincita di circa 3 miliardi e mezzo. Auguri all'anonimo fortunato vincitore. Uè, andate su, non ce ne siamo fatto e per vinti 3 miliardi e mezzo. Andate su, e compare lui quanto abbiamo fatto. Scusate, riprendiamo la trasmissione perché per un increscioso errore sono stati trasmessi gli ultimi due risultati relativi alle partite in schedina in posizione invertita. Pertanto, scusandoci con i telespettatori, stiamo dicendo che i risultati esatti sono Palermo, Ternana 2, Benevento, Marsala 1. Buonasera e auguri al nuovo vincitore. No, non può essere. Ma c'è il tattice, proprio punti del risultato finalmente. La rotazione delle X, la rotazione 11 a 13 a fare 13 abbiamo fatto 13 11 siamo sbagliati, guarda sì. Tutti i vittori stanno invertiti, ci siamo sbagliati X abbiamo sbagliato, guarda chi c'è? Non vede uno X no. Stai calmo, no 11 No, Maria! Madonna! 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 Eh! Sapore!
Ehi, ne vale come si è solamente venuto, ha battito di comica le cito, eh! Mannaggia le miserie tedesche di nella nostra casa, le faccio mangiare! Mannaggia, l'unico amico che ha detto, ma è buono, non è schedine! E c'è da giù fare tutto questo! Era noè, nero, mio dio! Vedi, ti ha ricaricato il bicchiere! Mannaggia la miseria! Tedesche di nella nostra casa, le faccio mangiare! Tu, mangiare! Tu, te la mangiare! Vena, vena! Abitati a casa nostra,
Così almeno gli tieni pure un piccolo di cinni, almeno brutisci tu un picca, tuo figlio tu. Vi chiedo scusa anch'io, sto raggiungendo mio marito in Svizzera, se volete vi posso dare casa mia, non c'è problema. No, comunque care cognate, mo ho una notizia che penso vi faccia piacere, eh? Pratica, io e lui vogliamo sposare, e il papà e la mamma rimangono a fare in questa casa con noi. A due oggi cresciuta e io ci hanno passato una vita di sacrifici. Sì, lo Pippo me l'ha regalata con i soldi dell'assicurazione. Voi sempre in ninnina. Voi non lo so. Compare, ma allora davvero 11 non ha mai manco una riga. Compare. Non mi sta bene buccia di tutti, però senti me santi quella detta di tutti, perché a me capisci. Perché non lo si scemo, si solamente solo. Non ha capito niente di quello che è successo oggi. Ma oggi è un miracolo, santa, me l'ha fatto ad avere. Mi ha fatto attuare la famiglia unita, per sapere. Ah? E gli amici veri. Che io mi pensa che ne sta a terra. Queste sulle vere ricchezze. Non sono i soldi. I soldi, aro e bere. Te fate, se vuoi. Ma di solitudine sì. E io devo andare insieme con te. A cercare, pubblichiamo Sant'Antonio. Tu gli faccio la grazia. Alle cristiane andano bisogno da bere. Ha già vicino che sta in un ospedale e ieri mattina che altra soffre per la vita e la morte. All'interno a quindi a fare la grazia a Sant'Antonio, non a noi. Ha capito, sì o no? Sì, sì, ma io compare sta pensando se la prossima settimana invece della rotazione delle X facciamo la rotazione della X. Grazie dei furculari.